Nuovo appuntamento insieme, ben ritrovati, rieccoci con un amico, Sergio Audasso, come stai? Ciao, ben trovato. Esco da una situazione difficile di salute, ma bene, questa sera bene, diciamo così. Ogni tanto chiedo scusa, potrò avere dei colpi di tosse, ma perdonatemi questo momento perché ho ancora un po' di fastidio alla gola. Il gattino in gola. Sì. Allora, il buon Mesbet in regia, ma tenetevi pronti perché nella seconda parte entrerà insieme a noi, quindi ospiti che vanno, ospiti che vengono, conduzione a staffette, sarà anche la voce del popolo perché selezionerà fin da subito alcune domande perché sarà una puntata partecipativa. Voi da casa siete assolutamente elemento fondamentale e portante. Benvenuti, bentornati, fedelissimi veterani abbonati e nuovissimi arrivati sul canale, e saluto anche le persone del futuro. In questo momento per noi è un mercoledì sera, chissà che orario sarà e quando sarà, quando ci vedranno le persone nel futuro. Poi avremo anche delle, diciamo così, proposte per eventi e per incontrarsi dal vivo in più città, che faremo anche qui alla fine, qualcuna che riguarda proprio Sergio Audasso. E allora direi che partiamo con l'argomento di questa sera. Da dove partiamo? L'argomento di questa sera è il potere della mente, perché se ne parla un po', se ne parla molto. La ricerca del potere della mente è costante, è un bisogno, più che sì, è un bisogno che molti hanno. Probabilmente più il gestire i pensieri, più gestire la mente come potere. Poi qualcuno invece vorrebbe avere più potere, nel senso il potere magico, il potere di poter soddisfare i propri bisogni o eventualmente modificare quello che è la materia vera e propria, ok? Quindi anche telecinesi, trasportare, creare situazioni proprio vere e proprie, diciamo, quindi creare proprio cose materiali, fare proprio delle materializzazioni e quant'altro. E il potere della mente è vastissimo, vastissimo. La cosa principale, potremmo partire dal fatto che invece di pensare subito di portare il nostro potere al di fuori, sarebbe veramente importante riuscire ad entrare in relazione col potere della nostra mente, potenziando il nostro cervello verso noi stessi. Perché è grazie a questo che potremmo poi, in un piccolo futuro, agire verso l'esterno. Perché se non abbiamo una consapevolezza del proprio potere, se non abbiamo una consapevolezza del nostro potenziale, diventa veramente difficile poi gestire quello che possono essere le conseguenze esterne di quello che possiamo mettere in atto, involontariamente o volontariamente. Ecco. Perché sono le conseguenze del potere della mente che sono da considerare e da gestire, piuttosto che tutto il resto. Perché la nostra mente fa di tutto e di più. In questi miliardi di neuroni che abbiamo, abbiamo una possibilità enorme di creare possibilità. Dimmi, Gianluca. No, dicevo, bisogna poi capire anche che cosa può effettivamente fare, perché in ambito delle Siddhi, per esempio in India, o dei poteri o delle facoltà, in base alla zona geografica e alla cultura, evidentemente si sa poco, e si sa poco in maniera universalmente riconosciuta, per esempio di quello che fa una buona parte del cervello, una parte del DNA, e di quelle che sono poi realmente, di come è stato pensato e progettato, tra virgolette, l'uomo, quindi che cos'è realmente. Abbiamo fatto anche una puntata proprio questo lunedì con Sara, che riguardava il remote viewing, ma anche in questi giorni è venuta a mancare anche Giuditta Dembeck, che era una tra le massime esperte di Gustavo Roll, e anche lui diceva che in qualche modo sono facoltà che sono naturali dell'uomo, che in qualche modo a un certo punto del proprio percorso si possono risvegliare, canalizzare, usufruire, si può prendere coscienza di un qualcosa. E allora io partirei da te con quali sono queste facoltà e di che cosa si sta parlando, cosa potrebbe fare e cosa può fare l'uomo. Innanzitutto potrei dire l'uomo può fare tutto di per sé, in quanto elemento fondamentale, parte dell'universo macrocosmico, e quindi in contatto diretto con tutto ciò che ci circonda, non esistendo, secondo una legge ermetica, spazio vuoto,
il collegamento è diretto e quindi lo possiamo interagire in modo assoluto con tutto ciò che ci circonda, quindi potremmo fare tutto. Diciamo che abbiamo difficoltà a riuscire a farlo perché non siamo nell'idea, nell'abitudine di poterlo fare, né abbiamo lo strumento sviluppato al 100%, perché ricordiamoci bene, ci sono degli strumenti, e uno degli strumenti è il nostro corpo mentale, che è un corpo mentale che non ha ancora raggiunto la sua completa maturazione. Noi abbiamo un corpo astrale, quindi emozionale, molto forte, un corpo vitale molto forte, quindi che hanno raggiunto la massima maturazione, ma il corpo mentale non ancora. Il corpo mentale arriva fino a questa altezza qua, non ha ancora coperto tutto il nostro corpo, e quindi quello che riusciamo a fare è veramente, veramente poco rispetto alle potenzialità che ha. Alcuni ce la fanno, per esempio la parola Siddhi a cui facevi riferimento. La parola Siddhi nel sanscrito significa poteri spirituali, non poteri della mente. I poteri spirituali sono poteri che fanno in qualche modo affascinare chi li vede da fuori, ma per lo yogi sono cose del tutto naturali. Riuscire a compiere degli atti, fare delle levitazioni, fare delle letture, avere del pensiero o avere delle chiaroveggenze, è del tutto naturale, del tutto naturale. Oppure fare quello che adesso va un po' di moda, perché molti si spacciano per riuscire a farlo, è quello di guardare nei registri della cascia, vedere i registri della cascia, va bene? Quindi è possibile tutto. Ora, che siano poteri spirituali, sono poteri spirituali quando c'è un aspetto spirituale interiore. Diventano poteri mentali quando c'è solo l'aspetto egoico, quando c'è solo l'aspetto della personalità senza l'aspetto della spiritualità. Quindi entrambi possono essere messi in atto. È ciò che ci sta dietro, è ciò che muove dietro le persone che agiscono certi tipi di poteri. Mi viene in mente anche la figura del mistico, per esempio. Esatto. In giro per il mondo anche il mistico riesce in qualche modo a risvegliare una parte, a convogliare una parte di energia in alcune facoltà. Per esempio, quando si parla di interpretare, di capire, di comunicare con gli animali, questo lo troviamo sia in ambito occidentale, ma anche in India, in altre culture, tutti hanno racconti molto simili, da San Francesco in poi, ma anche di alcuni yogi che, per esempio, hanno la facoltà riconosciuta, normale, di comunicare con i corvi, non di in qualche modo interpretare, proprio di comunicare, di impartire quasi ordini o una sorta di pubblico che stanno lì ad ascoltare un qualcosa. E anche lì, guarda, alle volte il mondo come può essere piccolo o come può essere molto simile, molto più di quanto ci hanno fatto credere, magari. Certo, calcoliamo che la nostra mente è veramente in grado di fare tutto. E dico questo perché se alleniamo alcuni aspetti del nostro pensare, alleniamo alcuni aspetti della nostra igiene mentale, quindi con la formulazione di alcuni pensieri che abbiano un certo tipo di valore, è possibile veramente costruire il nostro futuro. E qui va bene la quantistica, sapete che mi occupo di questo, ma anche proprio internamente, nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni, dal riuscire a prendere in mano la nostra vita su quello che sono i nostri aspetti fondamentali. Il nostro cervello agisce in base al pensiero e la mente non è nient'altro che il suo mezzo per poter elaborare tutta una serie di informazioni e farle diventare realtà nella nostra vita quotidiana. Iniziare veramente sul lavoro di sé, con se stessi, questo è il primo passo per poter potenziare il nostro cervello, iniziare ad andare verso una realizzazione di quello che sono eventuali escono e conoscere quello che sono eventuali poteri che noi possiamo avere. Semplicemente allenandosi. Pensate che il nostro cervello riesce a fare cose meravigliose quando entra in uno stato alfa,
Quindi noi abbiamo delle onde cerebrali, voi conoscete sicuramente le onde cerebrali. Le onde cerebrali alfa sono le onde del rilassamento, e quando arriva a intorno ai 4 cicli, che è vicino alle onde teta, a quel punto riesce a, tra alfa e teta, in quel momento lì noi abbiamo il massimo potere, la nostra massima capacità di realizzare le cose e di esprimere al meglio il nostro potenziale, da un punto di vista proprio di potere magico, comunque di influenza paranormale, detto così. Quindi noi lì, in quel momento lì, abbiamo veramente tanto. E infatti hai citato anche tu, perché anche in ambito magico, la magia, il paranormale, spesso si è cercato di interpretare, di capire, magari con gli strumenti che non sono quelli. Mi viene in mente il CICAP con Gustavo Roll o il CICAP con chiunque in realtà, quando hanno per forza quell'arroganza e quella presunzione nel voler capire con degli strumenti che non sono adeguati per misurare ciò che in qualche modo hanno così tanta paura che possa esistere, no? Sì, loro devono difendere la loro posizione, ovviamente. La posizione. Mi rendo conto che fanno un lavoro per molti versi dissacratorio, fin troppo dissacratorio per alcuni aspetti. Per altri, a volte c'è anche un po' bisogno di scrematura, perché ci sono molti che si inventano, lavorano sulla credulità, sulle aspettative, sono dei spacciatori di sogni nel vero senso della parola. E quindi loro su questo possono essere di grande aiuto, su altro invece diventano veramente inquisitori un po' su tutto, perché tirano una linea retta e non guardano in faccia nessuno, non tengono in considerazione alcuni fenomeni che comunque sono presenti, ecco. Quindi non hanno quest'idea, non vogliono farlo, non è nel loro DNA di ricerca, nella loro vision non c'è questo. Anche perché poi, se noi andiamo a vedere, ci sono moltissimi esperimenti nella scienza che non seguono il fenomeno classico della ripetibilità, ma sono in qualche modo ormai ampiamente accettati, perché comunque, anche se non seguono quel tipo di iter di studio, sono comunque all'ordine del giorno, quindi sono universalmente riconosciuti come scientifici. Non è detto che un fenomeno debba necessariamente essere ripetibile nello stesso modo. È un po' come dire che il temporale non esiste perché alle 3 del pomeriggio non si presenta tutti i giorni. Cioè, capite? Cioè, e invece esiste, ok? Non è perché è ripetibile alle 3 tutti i giorni, deve ripetersi, e quel giorno lì, allora fondamentalmente, scientificamente provato che esiste. Il temporale arriva perché ci sono tutta una serie di forze che intervengono, umidità, vento, eccetera, calore, correnti fredde, ascendenti, discendenti, che creano le condizioni per poter creare il temporale. Questo è. Allora, idem, noi come esseri umani abbiamo bisogno di condizioni specifiche. Queste condizioni specifiche ci mettono in uno stato di coscienza tale da poter attuare e agire certi fenomeni. E certi fenomeni non possono essere riprodotti esclusivamente a comando. Questo è, non possono essere riprodotti esclusivamente a comando. Bisogna avere un certo tipo di ambiente, un certo tipo di predisposizione. Ci deve essere una preparazione intorno a noi. Ecco che chi fa sempre solo delle cose velocemente, eccetera, Ok, perché c'è veramente bisogno di una certa sensibilità e di uno stato di coscienza ben preciso. Allora, è possibile che qualcuno riesca a entrare in quello stato di coscienza? Sì. Lo possa fare a comando? Sì, perché con l'allenamento si fa. Sicuro è che se si continua a fare così, necessariamente, visto che tutto viaggia come energia e come scambio energetico, quella persona prima o poi dovrà fare i conti con le riserve energetiche e con lo scambio energetico. E questo sono cose che dovrà mettersi d'accordo lei con le energie per mantenersi viva. Ecco, questo è, perché un Tra prezzo da l'altro, pagare c'è sempre.
ci si può mettere in maniera volontaria o può accadere, ci si può cadere in queste cose, un po' come il termine in inglese per innamorarsi, che è una delle poche parole che è più poetiche dell'italiano, perché fall in love, quindi ci cadi nell'amore, accade, tu ci cadi, e in questo caso invito anche tutti magari i nostri nuovi amici a recuperare le puntate precedenti che abbiamo fatto con Sergio, perché in una ci hai raccontato come si è, tra virgolette, risvegliato, quindi con un'esperienza pre-morte o vicino alla morte, tu in qualche modo, tu come tanti altri, hanno avuto una consapevolezza che gli ha aperto delle porte della percezione. Questi racconti, io fra l'altro ricevo tanti messaggi, tante domande, tante esperienze personali di questo tipo, se vi va scrivetecele anche nei commenti. Qual è stato, vi ricordate quell'elemento che vi ha fatto scaturire una consapevolezza o vi ha aperto una porta in più di quello che pensate che sia la realtà? E questa cosa anche tanti medici, tanti scienziati, ma quelli veri, non quelli di adesso, che in qualche modo hanno avuto il coraggio di mettere in discussione, avevano tutto un approccio logico, matematico, fino al giorno in cui gli capita un qualcosa, come tutto il racconto che abbiamo fatto con Sergio in un'altra puntata, dove lui raccontava: io ho visto, lo scenario era così, i colori erano così, vi invito a recuperare quella puntata, e di lì in poi cambiano completamente punto di vista, prospettiva. Sì, lì è stato dato, per qualcuno è un dono, qualcuno ricerca, per altri può anche essere una sorta di maledizione. Io mi sono trovato a 10 anni ad avere delle percezioni altissime, fortissime, e quindi veramente è stato dura riuscire a controllarle. Quindi io facevo tutto per riuscire a frenare quelle forze piuttosto che potenziarle, perché erano da controllare, da tenere sotto controllo, da permettermi di vivere. Capite che salire su un pullman, quando avevo 14 anni, salire su un pullman e sentire il pensiero delle persone è un frastuono enorme, è un frastuono enorme, e quindi questo sconcerta, dà confusione, fa venire mal di testa, fa venire la nausea, è come essere in barca a vela o comunque sul mare a forza 7. Ecco, questo è il discorso, per cui veramente c'erano sussulti interiori, profondità di dolore interiore, anche nausea veramente forte, e quindi controllare questo. È vero che ne ho fatte di ogni, nel senso che da bambino, da ragazzino mi sono anche divertito, ma il discorso proprio era quello di riuscire a tenere sotto controllo queste cose qua. E vi posso assicurare che non sono cose così belle, e anche perché non si può intervenire, vedere delle cose che stanno per accadere e non poter far nulla, perché anche se lo dici in un modo o nell'altro, interrompi quello, ma poi in un modo o nell'altro succede qualche cos'altro che è ancora peggio di quello che doveva succedere, ed è anche successo. Quindi incominci a capire quanto puoi intervenire, se intervenire, e intervenire solo se ti viene chiesto, e non perché vuoi in qualche modo essere il paladino, l'artefice del cambiamento del destino delle persone. E questo è veramente le scelte, la responsabilità del potere della mente è proprio questo, fare delle scelte sagge. Ecco perché dico che è importante, prima di pensare di poter agire telepaticamente verso qualcuno o avere il controllo sulla materia spostando degli oggetti o fare altre cose o avere la chiaroveggenza, piuttosto iniziare ad allenarsi verso se stessi, con se stessi. È facile, io anche nei miei corsi, anche nel corso che, come sai, Gianluca, faccio a livello quantistico, aiuto le persone a entrare in queste condizioni per poter creare delle condizioni interiori tali da poter far manifestare qualche cosa nel proprio futuro, ok? E in molti casi, non in tutti, ma in molti casi accade, ma tutti quanti si rendono conto dopo di essere cambiati completamente, di avere una visione della vita completamente diversa. È bastato un giorno, ma il lavoro che abbiamo fatto sul cervello ha potenziato dentro di loro tutta una serie di conoscenze che gli permettono di dire: ok, in qualche modo sono padrone di quello che sta per accadermi nella vita, e posso anche lavorare e andare anche a modificare il mio passato. Cioè, lavoriamo anche su queste cose. È possibile fare questo. Questo è il potere della mente più bello,
a parer mio. Quando riusciamo a lavorare su di noi, per noi, intorno a noi, e questo è meraviglioso, perché grazie a questo è possibile veramente produrre una nuova esistenza per noi e per chi ci sta intorno. Se vogliamo creare una nuova umanità, questo è il vero potere che noi abbiamo. Pensiamo al grande potere di un'emozione. Un'emozione è in grado di lacerare i nostri tessuti. Arriva una brutta notizia immediatamente, mi sembra anche di averlo già detto, arriva una brutta notizia e questa brutta notizia che cosa provoca in noi? Infarto oppure ulcera. Nel giro di pochi secondi ha squarciato, ha fatto una ferita nei tessuti. Un'emozione, un pensiero è stato in grado di agire sulla materia, sulla nostra materia, creando una ferita. È pazzesco. E sono bastati pochi secondi, siamo messi lì, ci siamo concentrati. No, era solo quello. Brutta notizia. Noi convinti che se arrivava una brutta notizia, quello poteva succedere, ha trovato una connessione, un allineamento e l'ha fatto. Ma la stessa cosa, se noi siamo allineati sul positivo e quindi avere un bel intento, una bella iniziativa, un bel pensiero, stesso allineamento può accadere e quindi trovarci nella nostra vita qualcosa di meraviglioso. Questo è un po' un siddhi spirituale, di potere spirituale, perché nel momento stesso in cui sono allineato con qualcosa di positivo nella mia vita arriva grazie al pensiero che ho. Al tempo uguale e contrario, fra l'altro scriveteci anche le vostre esperienze, ne ho già intravista qualcuna sul finale, le andiamo anche ad analizzare, però per esempio guarda cosa ci scrive Marco: fino a 2 anni fa riuscivo a visualizzare, poi per uno spavento ora non ci riesco più. E qui ci andiamo a collegare anche all'infanzia e provate a pensare a quante cose si faceva da bambini e veniva accettato. Da bambini è normale parlare con gli animali, con gli oggetti, con le cose, con qualcosa di invisibile, interagire, avere emozioni, come se ci fosse realmente uno scambio di impressioni. E poi accade un qualcosa, accade l'educazione, accade l'istruzione nel brutto senso della parola, l'educastrazione in ambito scolastico, in ambito di ciò che è ritenuto decoroso, di ciò che si può dire o che non si può dire. Arriva qualcuno a dirti queste cose, non le raccontare perché ti prendono per pazzo, hai troppa fantasia, guardi troppi cartoni, guardi troppi film, leggi troppi fumetti, hai troppa fantasia, come se fosse in qualche modo un limite. Ed ecco che accade qualcosa, si modifica la materia, ne abbiamo parlato anche nella puntata con Sara su Remote Viewing, che vi invito ad andare a vedere. C'era questa frase: è nel momento in cui dubiti di poter volare che perdi per sempre la facoltà di farlo. Questa è ambito magico esoterico, questa l'ha detta Jim Morrison, mi pare, però anche lì di esoterismo ne masticava parecchio, dal nome The Doors, tratto dalle porte della percezione, insomma, la sapeva lunga sotto tanti punti di vista. Però è interessante vedere e capire, anche con un campione di persone che secondo me è molto interessante, perché chi si approccia a queste tematiche è in qualche modo il mondo nuovo, è un qualcuno che non accetta una visione che qualcun altro ha deciso per lui, no? La differenza tra stare in un gregge dentro un recinto e chiedersi se oltre il recinto c'è qualcosa in più è una facoltà quasi innata, direi o ce l'hai o non ce l'hai. C'è anche chi mi ha chiesto: ma secondo te io ho l'anima? La stessa risposta, che non è mia ma che danno in molti: nel momento in cui te lo chiedi ce l'hai. Perché chi non ce l'ha non se la pone neanche. Se hai la sensibilità di porti questo tipo di domande, c'è qualcosa in te di grande e in qualche modo fallo tuo e sine in qualche modo orgoglioso e non permettere a qualcuno di arrivare a cambiarti questa realtà. No, Sergio? Sì, bella questa cosa dell'anima che hai detto, perché mi fa venire in mente il Vangelo gnostico. Vangelo gnostico di verità di Tommaso, dove lui divide praticamente in 3 grandi gruppi l'umanità, l'uomo, l'umanità, l'essere umano, in grandi 3 gruppi. Il primo gruppo è i pneumatici, cioè coloro che sono completamente vicini a Dio. Poi gli psichici, coloro che possono aspirare a diventare pneumatici, quindi ad avvicinarsi. Quindi sono quelli, la stragrande maggioranza sono i psichici.
potremmo essere noi qua presenti tutti questa sera, i psichici, quelli che hanno il turbamento, quelli che sono così. E poi ci sono gli ilici, quelli che si fanno quelle domande lì. E poi ci sono gli ilici. Gli ilici invece sono proprio quelli prodotti dalla natura, senza anima in realtà, che non si fanno le domande esistenziali, loro vivono. Stop. Vivono le cose che devono vivere e basta. Quindi giustamente, come dicevi tu, non è possibile, se si è ilici, farsi la domanda io c'ho l'anima, perché non viene proprio dentro, non c'è proprio quella domanda lì, perché non manca il substrato, manca la base per poter fare quella domanda. Quindi sì, in effetti a livello proprio di, a livello esoterico è proprio così, manca questa cosa qua, e in alcuni casi c'è questo, ok? Quindi l'idea proprio di noi come esseri umani spiritualmente completi ce la possiamo avere solo se siamo almeno nell'area degli psichici, ed è proprio lì, grazie all'aspetto dell'essere psichici, che entriamo e possiamo intravedere il mondo pneumatico del pneuma, cioè dell'aspetto dell'anima vera, dell'anima spirituale, dove possiamo avvicinarci sempre di più agli aspetti divini, agli aspetti invisibili, agli aspetti proprio degli aspetti eterici, quindi anche quello che possono essere tutti gli annali della Akasha, quello che possono essere tutto ciò che è registro dall'inconscio collettivo, è quello che possono essere i pensieri e le interazioni con gli altri. Nel momento stesso in cui siamo sensibili, siamo psichicamente più vicini ai pneumatici, diventiamo sempre più sensibili a questo. Alcune volte questo diventa però un rischio, perché dandoci il potere è una delle tentazioni che ci porta via dall'avvicinarsi a. Rispondo alla domanda del telespettatore che ci sta seguendo. Allora, il cervello ragiona per immagini, quindi vive, cataloga tutto per immagini. Noi parliamo, abbiamo le nostre parole, i nostri pensieri, ma principalmente tutto è legato a immagini. Il cervello funziona in due modi: rispondendo a delle domande e catalogando immagini. Questo è quanto fa il cervello. Il cervello funziona così. Quindi risponde a domande e cataloga immagini. Ora, non riesco più a visualizzare perché mi sono spaventato. Lì subentra il trauma. Il trauma subentrato ovviamente blocca le immagini, e quindi si pensa che non si riesca a immaginare. In realtà si sta immaginando, si sta visualizzando, ma la visualizzazione non è percettibile, non è più percettibile perché c'è il filtro, il blocco da parte del trauma del passato. Ora, per poter eliminare questo è uno degli esercizi che io faccio fare, ed è molto importante questo esercizio, per eliminare questa cosa qua può essere d'aiuto un esercizio di questo tipo. Quindi l'esercizio è questo: muovere gli occhi insieme al respiro, quindi respirare e muovere gli occhi insieme, e vi dico come fare, va bene? Allora, fare una cosa di questo genere aiuta tanto ad allontanare comunque il peso di traumi del passato, va bene? Quindi quando inspiro, e questo lo si fa a occhi chiusi, adesso lo spiego, quando si fa a occhi chiusi, quando inspiro guardo sotto la punta del naso, esattamente qui. Quando poi espiro guardo la sommità del capo, ok? Qui, al centro della fronte, va bene? Il centro della fronte. Se è un trauma di un po' di anni, arrivo qui sopra, va bene? Qua se è recente, qua se invece è un po' più antico. Bene, quindi inspiro, espiro, o qua, porto l'attenzione, quindi con gli occhi guardo qui o con gli occhi guardo qui. Faccio 7-10 respiri in questo modo, dopodiché guardo davanti a me un lumino, qualche cosa, e guardo attentamente quel lumino e conto da 21 a 1, quindi faccio questi 7 respiri, poi si guarda il lumino, guardando il lumino, una luce che ha 1,5 metri, fissando quella luce,
si conta da 21 a 1, cercando nel contare di portare attenzione al proprio respiro. Quindi 21, 20, adesso esagero per farvelo vedere, ok? Quindi proprio respirare in questo modo, fino a 1, dopodiché ci si rilassa. Questo è un esercizio che aiuta tantissimo a sciogliere delle tensioni del passato che possono influenzare le nostre scelte del presente. Quindi provare a fare questo tipo di esercizio non solo pulisce da pensieri incontrollati, aiuta la nostra mente ad avere meno traffico di pensieri indesiderati, ma altrettanto non solo ci porta in uno stato, come dicevo prima, alfa vicino al teta, e ci consente di ottenere dei risultati straordinari, avere risposta a delle domande, trovare soluzioni dei problemi. Entrando in questo stato qua è possibile davvero riuscire a fare delle cose. Fare questo e poi dire, vedersi mentre prendiamo la sveglia, mettere la sveglia e dire alle 8:30 del mattino, posarla così, immaginarsi quel gesto e metterla lì e impiantare la sveglia, noteremo che poi alle 8:30 del mattino ci svegliamo ancora prima che ci venga la sveglia, perché l'abbiamo programmato in quel momento lì e fatto in quel modo lì. Questi sono piccoli strumenti che aiutano a prendere consapevolezza di alcuni piccoli poteri, ma che se iniziamo a fare con noi, verso di noi, maggiormente riusciamo poi a fare agli altri, verso gli altri. Quindi possiamo anche ad andare a fare, tra virgolette, perdonatemi se uso un termine che non si deve usare, ma un'analisi, facciamo così, un'analisi della salute della persona, individuando se ha delle disfunzioni o delle disfunzionalità. Quindi poter fare una sorta di raggi X a distanza è possibile, perché riusciamo a farlo, chiediamo in quello stato lì, chiediamo, finito il 21, respiri, chiediamo di darci una risposta rispetto allo stato di salute di quella persona e ci rilassiamo e immediatamente noteremo che avremo delle, o vediamo delle suggestioni che ci dicono, ah, il fegato è intasato, c'ha la frattura, gli fa male l'alluce sinistro, perché è così. Quindi può succedere. Questi sono piccoli esercizi, ma che incominciano ad allenare la nostra sensibilità percettiva, perché se noi alleniamo la nostra sensibilità percettiva, cambia la nostra vibrazione. E se cambiamo la nostra vibrazione, cambia che cosa? La legge dell'attrazione, e quindi quello che ci capita nella vita sarà completamente diverso. Quindi spero che questo può essere di aiuto, ecco, per la persona che mi ha fatto la domanda. Oh, questo è fondamentale, perché ovviamente poi questi problemi andavano anche, purtroppo, venivano indotti. Basti pensare a tutte quelle persone che fino a qualche tempo fa raccontavano cose, dicevano di vedere qualcosa e venivano anche internati, sottoposti a trattamenti al limite della tortura. Quindi anche qui bisogna in qualche modo prendere atto che c'è tutta una parte della popolazione che ha paura di certe facoltà dell'uomo, no? Sì. Allora, noi abbiamo la possibilità, pensiamo, tutta la Bibbia è costellata da visioni, ok? Poi ci sono dei movimenti importantissimi che parlano proprio che quando si è il pastore che è ben orientato verso l'aspetto della divinità e quindi è aperto verso il contatto diretto con il divino, con il Signore, con il Cristo, con quello che sta seguendo, necessariamente può avere delle intuizioni o avere un contatto diretto, un commercio segreto col Dio, cioè un contatto diretto con Dio, e questo contatto diretto provoca necessariamente una visione, una chiamata, una ispirazione, e quindi la persona si sente ispirata. In alcuni si dice il dono del sacerdozio, cioè questo dono di poter interagire con questa parte divina e poter parlare direttamente per voce, per mezzo del divino, tramite la persona stessa. Quindi ci sono alcuni che proprio diventano e pensano di essere parte integrante del messaggio del divino in quel momento. Quindi c'è questa cosa qua. Le canalizzazioni in realtà non sono nient'altro che questo, cioè noi quando canalizziamo entriamo in uno stato mentale, stato di coscienza specifico, il quale permette di poter entrare in relazione con delle forze
le quali ci danno e ci indicano, dandoci delle suggestioni, una serie di visioni o di sensazioni o di percezioni che noi traduciamo in parole. E queste canalizzazioni vengono poi, trovano molto spesso riscontro, ecco. Quindi le canalizzazioni sono anche questo. Questa apertura è dettata proprio da questo tipo di azione. Ed è anche importante fare in qualche modo sperimentazione insieme, quindi esperienze di gruppo, come a creare una sorta di egregora. C'è una ragione per cui la forza del gruppo, in qualche modo, per un principio olistico, se abbiamo tre individui, la forza non sarà 1 più 1 più 1, sarà 1 più 1 più 1 più un ulteriore 1 che è dato dalla forza del gruppo stesso. Quindi la traduzione esoterica del detto l'unione fa la forza è proprio questa, no? Sì, io andrei oltre, nel senso che quando noi siamo con tre, se noi siamo con tre persone, ci siamo noi, ci sono loro due, ma nello stesso tempo ci sono tre realtà che si compenetrano. Queste tre realtà che si compenetrano portano in sé tre interpretazioni della realtà di ognuno dell'interpretazione. Quindi siamo già a nove, nove realtà che diventano parte integrante di una forza che si diventa veramente grande. Quindi già solo essere in tre, già solo essere in tre produce già dei fenomeni interessanti. Se tutti e tre si è con la stessa vibrazione, con lo stesso intento, la stessa idea, questo crea veramente un fuoco, e parlo di fuoco perché è così, crea proprio un fuoco, e questo fuoco luminoso, questo fuoco di luce, crea ciò che è stato chiesto. Quindi quello che è stato chiesto lì tende a manifestarsi il più delle volte. Va bene? Quindi ricordandosi però che tutto ciò che si manifesta sempre in base a, alla parte iniziale, cioè a chi è stato il trasmittente. Se chi è stato trasmittente ha un piccolo dubbio, ha un retropensiero, vince il retropensiero e vince il dubbio. Ok? Questo è, bisogna ricordarlo sempre. Non è le cose che non funzionano, ma sono proprio perché funzionano talmente bene che basta un niente per bloccare la realizzazione. Questo è importante da sottolineare, perché così come nella creazione, con in qualche modo la rassegnazione del mondo del 2023, c'è da dire che anche a livello magico esoterico c'è il principio maschile che per creare ha comunque bisogno di un principio femminile, quindi la lancia che ha bisogno della coppa, la forza ideatrice mentale con una relativa messa a terra. È solo nell'unione, e fra l'altro questo gesto è esattamente questo, il maschile e il femminile, i due emisferi che si incontrano, è esattamente la traduzione di questo gesto che vediamo in tante culture intorno al mondo. Quindi quando c'è questo equilibrio, vado a leggere anche una di quelle domande che chiede, quando si dice che l'universo risponde, anche qui, eccolo qua, cito Riccardo, quando si dice l'universo mi ha risposto, cosa può essere come spiegazione più esoterica? Che è una bellissima domanda, e io voglio anche allargarla invece a tutto il principio che sono anche in qualche modo le mantiche, no? Per chi sa leggere gli eventi, vede un filo che unisce tutto, e se si sa fare la domanda, si ottiene la risposta. Sì. Allora, puoi rimettermi la domanda per cortesia? Allora, l'universo mi ha risposto. Allora, sì, l'universo ci risponde, ma ci risponde costantemente. L'universo ha la grandezza di poterci rispondere ogni istante. Noi purtroppo non abbiamo la consapevolezza di vederlo, ma lui ci risponde sempre e comunque. Tutto quello che ho, tutto quello che rappresenta la mia vita, ogni cosa, ogni singola cosa che possiedo o comunque che credo di possedere, che è intorno a me, che si presenta a me, è proprio la risposta dell'universo. Esotericamente non è nient'altro che la rappresentazione di quello che è il nostro stato di coscienza. E spiego perché. Noi
come pensiero, il nostro pensiero da un punto di vista eterico tende a scendere nelle parti più intime di noi, che sono il sangue. Il sangue è la rappresentazione in assoluto del potere della nostra anima e quindi del potere di quello che noi siamo come prodotto dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, dei nostri talenti e di ciò che veramente di profondo c'è e ci portiamo dietro dalle vite precedenti. Quindi nel sangue, ecco perché simbolicamente il sangue viene sempre usato anche per mettere le firme, e come dice Rudolf Steiner, è un succo molto particolare perché c'è l'agglomerato di tutto ciò che sono etericamente le nostre forze. Ora, il sangue che circola nelle nostre vene non è solo quello che può essere esaminato quando andiamo nel laboratorio di analisi tirato dalla siringa e ci facciamo l'analisi del sangue, no. Questo sangue in realtà porta con sé tanti messaggi e il messaggio che porta primariamente è il messaggio del nostro stato d'essere. Il nostro stato d'essere è rappresentato dal nostro sangue. Quindi il nostro stato di coscienza ha una vibrazione che è rappresentata dalla stessa vibrazione del nostro sangue. Quindi ci sono degli assiomi ermetici nell'antico ermetismo e nell'antico esoterismo dove dice tale stato di coscienza, tale stato del sangue. E tale stato del sangue, tale stato di vita. Perché? Perché esotericamente noi attiriamo nella nostra vita solo ciò che il nostro sangue, quindi la nostra coscienza, può accettare, può riconoscere. Nel momento stesso in cui invece noi apriamo i nostri orizzonti, apriamo la nostra possibilità, cambiamo la vibrazione del nostro stato di coscienza e quindi cambiamo la vibrazione del nostro sangue, anche il nostro stile di vita, anche la nostra vita cambia. Questa è la bellezza che viene applicata nella quantistica e che insegno, ma questa è la bellezza proprio che abbiamo dentro, cioè questo sangue che a livello vibrazionale può cambiare la sua vibrazione e cambia la nostra vita. Quindi l'universo ci risponde, ma ci risponde sempre in base alla vibrazione del nostro stato di coscienza, né più né meno, perché è l'unica che karmicamente possiamo in qualche modo riconoscere. Perché per legge di protezione karmica non possiamo ricevere qualcosa di troppo alto o di troppo basso rispetto al nostro stato di coscienza. Non sarebbe per noi utile. Dobbiamo in qualche modo essere pronti a poterlo superare, a poterlo comprendere. Ecco perché diventa importante, anche per superare o cancellare il nostro karma, fare un lavoro sull'ampliamento dello stato di coscienza, fare un lavoro sul cambiamento della vibrazione del nostro stato del sangue e quindi grazie a quello modificare la nostra vita. Questo è fondamentale ed è uno dei poteri che noi abbiamo, perché ci è data la possibilità di cambiare il nostro karma, ci è stata data la possibilità di cambiare la vibrazione del nostro sangue, del nostro stato di coscienza. Tutti i percorsi evolutivi servono a quello, a cambiare l'evoluzione, ed è proprio lì a cambiare la vibrazione, ed è proprio lì l'aspetto fondamentale. Quando nel nostro sangue noi introduciamo la polarizzazione, perché c'è la legge della polarità, quando noi introduciamo e accettiamo la nostra polarizzazione diversa, cioè il maschile accetta il femminile, quando accettiamo questo, ecco che si crea qualche cosa di nuovo. L'unione tra il maschile e il femminile crea, quindi una creatura nuova, uno stato d'essere nuovo. Nel momento stesso in cui noi uniamo questo potere dentro di noi, questa vibrazione sanguigna, ecco che nella nostra vita si manifestano i miracoli. Perché? Perché questo è l'unione a livello vibrazionale del nostro sangue legato all'aspetto eterico delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, di tutto ciò che è stato nelle nostre vite precedenti. Fra l'altro, approfittatene anche per chi segue la live, ma poi anche magari nei commenti, perché so che anche Sergio, anche tu poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, di tanto in tanto vai a vedere anche i commenti della puntata. Scrivete proprio domanda e ci fate, ci chiedete quello che volete in target, ovviamente, così io ho anche la scusa per far entrare il nostro Mesbet che passa al di qua della barricata e sarà in qualche modo Vox Populi, perché andrà, so che durante la puntata ne ha selezionata, adesso un paio l'abbiamo individuate noi,
eccolo il nostro Mesby. Però, ciao Sergio, ciao Gianluca, buonasera a tutti gli amici a casa. Ciao. Ti vedo bello pronto, bello carico anche col fondale. Allora, ho visto che ne hai segnate parecchie e allora te le comincerei a fartele fare, perché poi questo argomento è ostico da una parte, ma è anche facile perché è molto pratico, quindi le domande in questo caso servono proprio per entrare nello specifico e far vedere che rispetto ad altre puntate più teoriche e filosofiche, qui si parla poi di praticità, di pragmatismo. Sì, ci sono anche alcuni racconti che poi ti farò vedere, Sergio, che magari ti stimoleranno una reazione, ci dirai qualcosa, oltre alle domande, perché come diceva Gianluca, è molto pratico. La prima, Alessandro, si può cambiare il karma con la volontà? Chiede. Sì, lo ribadisco. Ribadisco in modo assoluto, il karma si può cambiare, qui dice con la volontà, ok? Lascio andare quel termine di volontà, si può cambiare il karma? Sì, e il karma si cambia con la consapevolezza, il karma si cambia con, ecco, con la volontà del fare le cose che devono essere fatte, quindi avvicinarsi a ciò che è il meglio per noi, nel senso di evoluzione spirituale. Quindi il karma può essere cambiato in quel senso lì. Diciamo che la volontà è un po' legata alla disciplina. Bisogna avere una disciplina e quindi seguire un iter per poter fare il proprio dovere verso noi stessi, verso Dio e verso gli altri. Quindi con compassione, con amore, con servizio verso gli altri. Questo è la volontà da applicare. Ecco. I disturbi alimentari si possono guarire? Beh, nella mia professione, che mi serve per vivere, non mi occupo di disturbi alimentari, mi occupo, diciamo così, di aiutare le persone a facilitare pensieri positivi e quindi migliorare il loro stato mentale, abituarli ad avere un atteggiamento mentale positivo, realizzare meglio cose nella loro vita. L'alimentazione è uno degli aspetti fondamentali che produce ovviamente stati di malessere, ma ovviamente i disturbi alimentari possono essere guariti, sostenuti bene, ecco, non uscendo dal circuito del senso di colpa innanzitutto, e quindi sapendo che il senso di colpa è sempre legato alla gioia e al timore, sono due che si combattono, giocano a tennis sullo stesso campo, gioia e timore si alternano e creano poi insieme alla vergogna e al senso di colpa. Questo è proprio perché l'arbitro la vergogna tra i due e qua si crea il senso di colpa. E, bisogna uscire dal senso di colpa. I disturbi alimentari si possono guarire, sì, come nella maggior parte dei casi, la maggior parte delle malattie, ecco. Sono tutte disfunzioni alle quali si può dare una risposta. Giallo, tu sentiti pure a casa quando vuoi intervenire, intervieni. Grazie, ma io facevo volentieri lo spettatore, mi piacevano le domande, voglio ascoltare i nostri amici. Andiamo avanti. Questo è interessante, vediamo se puoi aiutare. Monica chiede, poi magari cosa puoi dirci così a voce, perché poi magari dovrai... Comunque, come posso aiutare mia figlia che spesso ha degli incubi, purtroppo prevede le disgrazie? Ora, se queste disgrazie sono poi diventano realtà, nel senso che le disgrazie poi diventano realtà, diciamo che la bambina si trova in una condizione di essere estremamente sensibile. Metterla nel gioco, per cui fare dei giochi prima di andare a dormire, fare dei giochi in modo tale che quello che potrà accadere durante la notte è comunque un gioco, è comunque qualcosa che si presenta a lei come un film, faglielo vedere come qualcosa che può essere leggero. Se si dà leggerezza a questo tipo di fenomeno, necessariamente lei lo accetta e col tempo dovrebbe sparire. Allora, sicuramente in famiglia c'è stato qualcuno che ha avuto una sensibilità molto spiccata, potrebbe essere la nonna, la bisnonna o la stessa mamma che ha fatto la domanda, ad avere una sensibilità, diciamo così, proprio di essere un po' sensitiva,
va bene, di sapere un po' di cose, eccetera, perché normalmente si trasmette. Se la bambina ha questo, non mi allontano molto pensando alla bisnonna, che potrebbe quindi aver preso dalla bisnonna delle capacità comunque di sensibilizzazione. È una bambina sicuramente molto sensibile a ciò che viene detto dagli altri, è una bambina che è molto sensibile al giudizio, ai rimproveri, è molto sensibile alla contraddizione in maniera molto spiccata, per cui ha necessità proprio di essere tranquillizzata, tranquillizzandola da quel lato, sia su quanto riguarda il mondo esterno della veglia e giocando su quello che potrebbe essere il mondo notturno, allora si riequilibra molto. Perché durante la notte lei apre le porte per vedere delle cose. Quindi da un lato è lo scarico neurale delle tensioni del giorno e dall'altro questo scarico neurale si lega, grazie alla sua sensibilità, a delle visioni e previsioni della cascia. Benvenuta Monica, intanto, tra gli abbonati. Questa di Cinzia. Come si può riconoscere una visione che proviene dalla mente da una che invece proviene dal mondo dello spirito e predice eventi futuri? Se si può, aggiungo io, dividere le due cose. Bellissima, bellissima domanda, bellissima domanda. Allora, quella degli... la visione che arriva al di là del nostro archivio mnemonico, quindi quella è una visione che non è costruita da un insieme di frammenti del nostro sistema mnemonico, è una visione che spesso può avere delle, tra virgolette, incongruenze. Perché questo? Perché ci viene data sempre la possibilità di scelta. La visione invece che noi abbiamo formulata dai nostri frammenti mnemonici ci fa vedere le cose in modo molto più chiaro, dove sembra che non ci sia scelta, perché non è prevista, perché segue un insieme, fa una somma, mentre l'altra, che è costruita in modo assoluto, ci lascia sempre del margine di uscita, perché la scelta è sempre l'ultima chance che noi abbiamo. Quindi a noi viene sempre rilasciata la scelta. Quindi se è poco definibile, anche definibile a voce, è più legata allo spirito. Se è ben definibile sia nei lineamenti che con la voce, quindi nelle immagini che con la voce, è molto probabile che sia maggiormente qualcosa del nostro processo mnemonico. Allora, questa allora te la faccio, aspetta che la ritrovo, perché si lega un po' a quanto hai appena detto. Ce ne sono un sacco. Vabbè, non ritrovo precisamente chi l'ha fatta, comunque era del tipo sulle visioni, siccome dicevi che il cervello lavora per immagini, no? Sì. Diceva chi nasce cieco dalla nascita. Si chiedeva come il rapporto con queste immagini, se puoi appunto dirci qualcosa. Io ti faccio tutte le domande, anche quelle difficili, poi tu in caso dimmi, non lo so. Bisognerebbe chiederlo a un cieco dalla nascita, mi dispiace, ma non posso rispondere a questa domanda. Ecco, sicuramente è una visione diversa. Io so che ci sono tecniche di previsione dove è possibile leggere i giornali con proprio delle gente cieca che ha fatto il corso, legge il giornale, perché viene proprio, oppure con i visori viene proprio esclusa completamente la vista, e ci sono persone che leggono il giornale senza nessun problema. Ci sono delle persone con delle tecniche russe che riescono con l'ipervisione ad andare oltre gli occhi, a far vedere le persone senza gli occhi, ecco. Quindi sono in grado di vedere ogni cosa, anche di leggere il giornale o i colori o tutto. Funziona molto bene con i bambini, loro quando fanno gli esercizi con i bambini succede subito, riescono a farlo subito. La tecnica non la conosco, so che c'è una russa che lo porta avanti nel mondo, questo insegnamento, e che fa leggere i ciechi. Quindi sicuramente c'è, in base a questo,
c'è nel nostro cervello la possibilità di vedere oltre gli occhi, anche perché gli occhi non vedono, tutto viene elaborato dal cervello. Verissimo. Poi alcune domande un po' anche tecniche te le faccio, dici se ci puoi aiutare in qualche cosa. Concetta chiede perché vi capitano spesso i déjà vu. Ok. È un potere della mente o è qualcos'altro? Allora, se non è il déjà vu, se non è una questione di piccolo male, se non è una questione di alterazione del corpo calloso, quindi della comunicazione tra i due emisferi, che inserisce, perché il déjà vu viene anche definito questo come fenomeno, quando ci sono persone che hanno difficoltà o piccole crisi epilettiche, possono avere delle situazioni difficili, hanno dei flash e quindi queste vengono chiamate déjà vu. Il déjà vu invece è anche quando noi vediamo qualcosa che ci sembra di aver già vissuto, ok? Allora, questo se non è quello, quindi non è una questione di piccolo male o di difficoltà di interazione tra il cervello sinistro e quello destro, quindi tra i due emisferi, attraverso il corpo calloso, necessariamente il déjà vu è la rappresentazione di un insieme di fattori mnemonici, legati poi a un momento di visione del futuro, perché noi in qualche modo lo spazio verso il futuro ce l'abbiamo sempre, perché il futuro non è davanti a noi, è quasi dietro di noi, cioè noi siamo sempre un po' nel futuro, ok? Per cui il futuro non è lontano da noi e possiamo vederlo tranquillamente, per cui in alcuni stati di coscienza è possibile. Per cui questo déjà vu, questi fenomeni sono frammenti di previsioni che permettono di avere una visione quindi previsione, permettono di avere una visione più in là nel tempo. Quindi sì, sono fenomeni di preveggenza veloce, frammenti di preveggenza veloce. Questa di Giana, da dove arrivano quelle immagini di mandala, geometrie sacre in movimento quando si chiudono gli occhi? Ah, ok, quando si guardano, quindi si riferisce a quando si guardano magari delle luci per tanto tempo e che quindi cominciano a disegnare tutta una serie di situazioni, eccetera. Probabilmente si riferisce a quello. Quelli si chiamano fosfeni. Questi fosfeni sono le luci residuali che noi abbiamo dentro la nostra testa dopo che abbiamo guardato una fonte luminosa per un certo periodo. Questo fosfene dentro il nostro cervello inizia a modificare perché la vibrazione della fonte luminosa varia, variando si crea un caleidoscopio perché tutto è basato sulla vibrazione. Una vibrazione di un certo tipo ci fa credere che quello è colore rosso e quindi noi per convenzione diciamo ha una vibrazione di quel tipo e quindi è di colore rosso. Quella è una vibrazione di un certo tipo, diciamo colore verde. Ora, guardando attentamente una fonte luminosa, normalmente poi chiudendo gli occhi abbiamo questa cosa che diventa dal bianco al giallo e poi il verde. E comincia poi a cambiare tutti i colori. Queste vibrazioni cambiano, cambiando queste vibrazioni del colore, fa sì che si crei un caleidoscopio e crei questi mandala e quindi sono l'aspetto fondamentale di questi fosfeni. Ora, visto che in molte tradizioni il guardare fonti luminose, fissare fonti luminose è uno degli aspetti di concentrazione perché porta la testa a non avere più pensieri, ok? Il fosfene creava delle immagini di caleidoscopio di un certo tipo. Queste immagini di caleidoscopio poi sono state non solo fissate nella memoria, tra virgolette, fissate nella memoria, per poi essere riprodotte come mandala e quindi sono stati veramente anche poi messaggi tramite queste luci, questa forza luce, ad essere trasmessi attraverso dei disegni. È stato proprio anche questo passaggio qua. Veramente affascinante. Cioè, si collegano queste due domande a quest'ultima e si collegano tra di loro, quindi te le faccio insieme. Cristina, vedere immagini prima di addormentarsi può dare un aiuto nella crescita spirituale, può essere considerata una risorsa. E poi questa. È vero che dal momento prima di dormire e dormiveglia si hanno visioni più precise. Le vedo un po' Ok, collegate. sì, allora in quel momento lì, dal dormiveglia, noi siamo in uno stato, come dicevo prima, tra alfa e teta, va bene? Siamo in uno stato di così.
in quello stato lì di onde cerebrali, in quello stato noi possiamo ottenere risultati migliori e assoluti di fronte a qualsiasi tipo di problematica, quindi soluzione o richiesta che noi facciamo noi stessi, va bene? Anche avere più memoria, per esempio, o anche dimagrire, o aumentare il metabolismo, o dare spinta al nostro corpo per poterlo fare guarire, cioè della serie metabolicamente migliora, migliora da un punto di vista della digestione, cioè in quel momento lì noi possiamo dire al nostro corpo, anche dandogli degli ordini, e questo risponde necessariamente a quello che noi abbiamo detto. Quindi sì, il andare a dormire è importante con un certo pensiero, perché durante la notte c'è uno scambio eterico molto forte. Durante la notte noi abbiamo una fuoriuscita di forza eterica da parte del fegato. Noi, il fegato elabora tutte le cose che noi abbiamo vissuto durante il giorno, e durante la notte elabora anche le nostre emozioni, i nostri pensieri, ed etericamente esprime quello che nella medicina cinese vengono chiamati gli hun. Questi hun, che sono gli spiriti del fegato, in realtà, che escono e fanno una sorta di copertina sopra di noi, ok? Se abbiamo un certo tipo di pensiero, questi un saranno impregnati di quel tipo di pensiero. Quindi noi andiamo a respirare nuovamente questi un durante la notte e li riportiamo all'interno, verso il respiro, scambio gassoso, vi ricordate lo scambio gassoso, ok? Dove va a finire? Nel sangue, abbiamo detto prima, aspetto dell'anima, vibrazione. E quindi che cosa succede? Succede che poi noi, se andiamo a dormire con un certo tipo di pensiero, se siamo leggermente arrabbiati con qualcuno, al mattino dopo ci svegliamo e siamo incazzati con quel qualcuno, perché durante la notte ci siamo nutriti di questa cosa, il nostro sangue è stato nutrito di quello. Per cui, se noi prima di dormire incominciamo a fare un'analisi della nostra giornata, ringraziandoci, perdonandoci di quello che abbiamo fatto, ringraziando per quello che abbiamo avuto e per quello che abbiamo potuto dare, perdonandoci per ciò che non abbiamo dato o per il male inconsapevolmente che abbiamo fatto, ok? E ringraziando per la giornata che sarà, la meravigliosa giornata che sarà domani, appena ci sveglieremo. Bene, questo tipo di pensieri aiutano nella crescita spirituale, aiutano nella crescita individuale, perché permettono al nostro corpo, al nostro sangue di cambiare vibrazione, e questo permette anche di modificare, come dicevamo prima, quell'aspetto karmico o quell'aspetto di vibrazione tale che ci consente poi di attirare alla nostra vita cose più belle, quindi impedire che ci capitino sempre le stesse cose e vedere la nostra vita cambiare, semplicemente andando a dormire con dei pensieri migliori, positivi, ringraziando, perdonandoci, perdonando il male che abbiamo ricevuto, cercando di essere più in gamba nel comprendere gli altri e aprirci a un amore e a una compassione più grande. Se andiamo a dormire con questi pensieri, necessariamente nel giro di qualche settimana tutta la nostra vita comincia a cambiare, ma in modo veramente fantastico, perché cominceremo a cambiare veramente la vibrazione del nostro sangue. Bellissimo, cose poi concrete, pratiche da fare subito. No. Anche perché poi il rovescio della medaglia è proprio anche la visione poetica dell'amore, no? Quando due amanti sono l'uno, l'ultimo pensiero prima di addormentarsi e il primo alla mattina dopo non fanno che in qualche modo accentuare e in qualche modo ricreare, riproporre e aumentare di continuo quello che è un sentimento in questo caso. Tra l'altro qua Eugenio ci ricorda che mi dispiace, perdonami, grazie, ti amo, preghiera dell'Oponopono. Ne abbiamo parlato anche un pochettino alcune volte. In molti, quindi te la riporto a voce, chiedevano del sonnambulismo, cosa succede, come mai avviene, se si può, tra virgolette, guarire, qualche significato, insomma tutto quello che vuoi dirci sul sonnambulismo è molto richiesto in chat. Il sonnambulismo è un aspetto proprio del sistema nervoso, nel senso che subentra ed è una patologia vera e propria, possiamo definirla così, dove la persona vive un sogno profondo e il suo corpo reagisce a questo sogno lucido.
si può controllare con farmaci in qualche modo, ma il suo significato è che c'è una doppia vita. Invece di riuscire a vivere nella vita astrale, continua a vivere qui. Ok? Molti non riescono a, facendo delle interviste a coloro che soffrono di sonnambulismo, non riescono veramente a esprimere tutto il loro potenziale nella loro vita qui. E quindi hanno, durante la notte, il loro corpo sfrutta il sogno per vivere delle esperienze. Ecco. Sono memorie procedurali che vengono acquisite e che poi rimangono nel soggetto, nel senso che queste memorie procedurali rimangono, perché durante la notte magari imparano delle cose e durante poi il giorno, nel stato di veglia, qualche cosa rimane, non a livello conscio, ma a livello inconscio. Sto parlando proprio di memoria procedurale, di fare delle cose. È come andare in bicicletta, che uno non deve pensarci per farlo, quindi magari poi la persona si trova a sapere prende in mano delle cose, aggiusta un rubinetto perché l'ha fatto durante un sogno, quando era sonnambulo. Quindi ha imparato quello. Per cui sono tutte informazioni che arrivano dall'inconscio per l'inconscio, dove l'inconscio prende possesso del corpo e il corpo si muove in quello stato di sogno. Però più di tanto non, esotericamente non mi ricordo di aver trovato libri che parlassero di quello. Non sono stati di trance questi. Perché la trans è un'altra cosa, non è sonnambulismo, è un'altra cosa. Può Allora. essere, qualcuno la può vedere, perché ci sono delle persone che vanno in trans, fanno delle cose, eccetera, possono camminare, però c'è veramente una Siamo differenza. nella medianità, quindi in Sì, qualche modo quindi c'è un'incorporazione vera e da un propria. varco dei corpi eterici riesce a Esatto, subentrare in qualcosa. entrare, quindi c'è proprio una possessione in quel momento lì, e quindi usa il corpo come vuole, ma si nota proprio perché ha delle caratteristiche completamente diverse dal soggetto, una personalità completamente diversa nel muoversi, la postura, è tutto completamente diverso. Dateci anche poi spunti, perché anche da quello che è il corpo astrale, il corpo eterico, e dare anche una spiegazione di tutto ciò che magari si attribuiva al paranormale, potrebbe essere anche una chiave, perché va rivisto e con gli occhi della comprensione nuova, rivedere ciò che magari hanno sempre raccontato in una maniera sbagliata o parziale. Tenendo sempre di più lontane le persone, talvolta giustamente, talaltre decisamente meno giustamente, da una facoltà. C'è sempre bisogno in qualche modo di un tramite, no? Qualcuno che dice: ma poi ci penso io, faccio da tramite, parto io con queste facoltà, con queste forze, voi state lì e venite da me a far tutto. Chi si mette in mezzo, ecco, avrà tutti i suoi interessi nel farlo. Spesso invece ci tu. Puoi attingere questa energia, puoi parlare con te stesso, avere questa immagine di te con i vari daimon, i maestri superiori, il sé superiore, quindi tutta una serie di andare a vedere le analogie di quel che tante culture, tante filosofie raccontano, e spesso si va anche ad incontrare con le vecchie leggende popolari e i racconti dei nonni, che fra l'altro anche qui, oltre a bruciare i libri, qualcuno vorrebbe anche tanto screditare e cancellare velocemente quelle che sono le credenze popolari e i racconti dei nostri anziani, che sono quanto di più autentico e in qualche modo va salvaguardato. Quindi, finché siamo in tempo nei lavori di ricerca, se siete al corrente, intervistateli, magari gli anziani del paese piuttosto che del villaggio, quella persona particolare per cui le persone si mettono ancora oggi in cammino per fare tante ore per andare anche solo a parlare, vanno in qualche modo chieste queste cose, perché magari è anche un entusiasmo nuovo e persone che magari pensiamo di conoscere possono rivelare un qualcosa che non pensavamo che sapessero, no? Sapete quella vecchia frase esoterica, quando l'allievo è pronto, il maestro compare. E allora, quando si è pronti per un determinato racconto, il racconto arriva. Raccontare la conoscenza va data gratuitamente a chi la chiede, quando è il momento.
Poi Sergio, tu dimmi, noi ne approfittiamo finché tu hai voglia, andiamo avanti quando Vai, sei vai. stato alzi bandiera. Allora, parlava di poi cose pratiche, esempi che ci scri di scriverceli in chat, Gianluca, ve ne riporto tre che ho selezionato prima, interessanti e divertenti. Io mi sono trovata a casa di una persona in astrale senza conoscerla, senza conoscere la casa, ha precisato. Conosceva la persona, non conosceva la casa, si è trovata lì. Poi dopo vedere, per poi vedere che era uguale. È stato spaventoso anche. Si collega poi a delle domande che hanno fatto. Prima chiedevano, hai citato un po' anche tu, che la paura spesso magari blocca queste facoltà. Quindi in questo caso magari può essere un esempio. L'altra idea che ti riporto. Fino a 22 anni guardavo in fronte le persone e facevo fare loro cosa volevo io. Poi ho smesso perché ho sentito un calore uscire fuori dalla testa. Insomma, si può dire un pochettino paura anche in questo caso, magari si è smesso così. E invece è spirito che dice: sentire i pensieri della gente deve fare abbastanza schifo. A me fanno schifo già solo i miei. Mi faceva sorridere e ho voluto riportarlo perché ci sta anche un po' di leggerezza. Sì, E quindi però. risponderei alla seconda, risponderei alla seconda, innanzitutto alla seconda. Sì, allora, il calore dalla testa, il calore dalla testa. Il calore dalla testa è accaduto perché c'era un utilizzo malsano di quel tipo di forza. E quindi per far comprendere che se si ha quel tipo di capacità conviene in qualche modo usarla quando è utile, usarla quando è necessario, usarla nel modo più etico possibile. Quindi se non era usata in modo etico, ecco che faceva. A un certo punto l'universo viene in soccorso e in, diciamo così, in salvaguardia per noi, prima che noi ci bruciamo e facciamo troppi danni, ecco, e facciamo un uso malsano di certe cose. Associazione Le Vie, da circa 3 anni, non, periodo a caso, non riesco più a vedere il futuro prossimo. Diciamo così, riesco ad andare avanti di diversi anni, ma non di pochi mesi o giorni. Come mai e come posso risolvere? Allora, penso che questo sia un falso problema. E spiego perché. Perché se questa persona si vede fra 3 anni o fra 2 anni in una certa condizione e si vede bene in quella condizione, ebbene, sta influenzando il suo presente e quindi non ha più bisogno di vedere il futuro prossimo, perché tutto è proiettato a farla raggiungere quel risultato che ha visto a 2 anni o 3 anni. Questo è uno degli esercizi che faccio durante il corso del collasso d'onda, proprio lavorare sul futuro e lavorare proprio il cambio del passato e lavorare sul futuro. Quindi sì, è uno degli esercizi che verranno fatti durante il corso. Ottimo, poi dopo ne parliamo. Queste due vorrei fare tutte e due, vediamo se riusciamo. Questa qui, che è tutta la parte del cervello che non usiamo, circa quel 90% che dicono, no? C'è un'interconnessione con l'esoterico? E come no, nel senso che noi in effetti sì, noi usiamo il 5% e non tutto il 5%, diciamo che è attivo il 5% del 90% che possiamo. Quindi un 5 è sconosciuto, completamente 5 è sconosciuto. Il 90 più o meno considerato spazzatura e è il 5% è quello che usiamo. Quindi sì, noi possiamo, in alcuni casi per qualcuno invece questo 5% può arrivare a 5,2, 5,3, lo abbiamo nelle persone autistiche, quelle persone che riescono a buttare, si buttano una cosa di Shanghai, bastoncini in aria, poi cadono per terra, ti sa dire esattamente quanti sono.
non ne sbaglia neanche uno. Ti guarda un libro, te lo sfoglia, te lo sa imparare a memoria in un attimo, perché non è solo memoria fotografica o memoria eidetica, ma è proprio una sua capacità in quanto il suo cervello funziona in virtù di protezione, per cui se deve proteggerlo su certe cose, deve conoscere l'ambiente, conosce tutto l'ambiente, perché se non conosce l'ambiente non si trova a disagio. La provincia del disagio adotta sistemi di apprendimento totale e assoluto, per cui ci sono autistici che fanno quello. Il nostro cervello sì, funziona così. Per quanto riguarda l'aspetto esoterico, la connessione del rimanente è proprio fortemente connessa con il macrocosmo, con l'aspetto quantistico e con l'aspetto esoterico. Proprio è lì che c'è e si trovano, risiedono le conoscenze più antiche, più ataviche, le conoscenze vere. Noi le attingiamo da lì. Ecco perché è importante entrare in uno stato di coscienza dove l'aspetto delle onde beta, quelle che stiamo usando in questo momento, è ridotto ai minimi termini, se non del tutto silente. Perché? Perché grazie a questo noi possiamo aprire un varco, aprire delle porte proprio in quella parte del 90% che non è ancora utilizzato e che è in connessione diretta. In connessione diretta con tutto ciò che ci circonda, che per noi è invisibile. Quindi c'è una connessione diretta con l'invisibile, diretta con l'esoterico e diretta con l'akasha, diretta con la quantistica. Giallo, vuoi andare avanti? Passiamo alla parte finale. Qua ci sono un sacco, ti dico che ne ho selezionate ancora 18, ce ne sono un sacco, vorrei fare anche io, però vuol dire che... Tra l'altro, l'unica curiosità, alla puntata sulle sincronicità, perché una delle domande che non sono riuscito a fare era questa: è vero che un autistico potrebbe leggere un libro di 200 Risposto. pagine? E tu ci hai risposto, quindi vedi. Giallo, che dici? Volevo vedere Accordiamoci. Sergio come stava, se se la sentiva ancora Sì, un... abbiamo fatto 1:17, andiamo avanti ancora una ventina di minuti, dai, almeno una ventina di minuti Vabbè. facciamo, almeno 1:30, diamo questa possibilità. Arriviamo Ottimo, all'ora a e me piace mezza, stare no? con Mi voi, vengo poco ma piacciono. piace stare con voi. Ti ringrazio per questo. Allora ne approfitto e vado di Costanza. C'è un percorso pratico più o meno consigliato per chi ha già della pranoterapia e vorrebbe usarla per far star bene le persone. Allora, percorso pratico ci sono moltissimi pranoterapeuti o comunque scuole che insegnano la pranopratica cosiddetta e parlano di come posizionare le mani, come fare, eccetera, e risolvere meglio o far funzionare meglio alcuni aspetti delle energie. Ebbene, lo dico in maniera molto, molto leggera, molto serena. Tutto va bene. L'importante è seguire quello che le mani ti stanno dicendo. Se dentro di te, e mi permetto di dare il tuo rispondendo alla domanda, se dentro di te senti questa forza, lascia che le tue mani siano i tuoi occhi, le tue percezioni, quando avvicini le mani verso una persona, perché sono loro che devono essere attirate nel punto in cui c'è bisogno di carico o di scarico. Fidati principalmente delle tue mani, perché loro sanno sempre esattamente dove andare. Poi adesso sembra che, però è inutile che mi nascondo, io ne ho parlato di queste delle energie a livello energetico in modo tale da poter anche delle mani. Quali sono i punti energetici delle mani, positivo, negativo e neutro, le zone positive, negative e neutro, qual è meglio chiudere, qual è meglio aprire, come fare ad agire per ottenere un maggiore effetto energetico. Ebbene, questo ce l'ho nella Natura Karmica della Malattia, che è un mio libro. Ma al di là di quello, su queste concezioni di base, che sono le correnti energetiche che noi abbiamo e che possono più o meno essere utilizzate per il nostro benessere, ok? Oltre a questo è importante che chi la persona che ha fatto la domanda, quindi che te hai fatto la domanda, segui completamente, parlo in modo diretto,
Segui completamente il tuo istinto e aprendoti a quello che stai facendo, ricordandoti che tu non guarisci nessuno. L'energia, come le tue mani, sa dove andare ed è lei che agisce al posto tuo. Sei solo ed esclusivamente un tramite, come se fossi un elettricista. Se entri in questo ordine di idee, tuteli te stesso e tuteli veramente la tua integrità psichica, eterica e morale. Se no, se non fai questo, c'è un rischio molto forte di entrare in contatto con entità o forze che possono in qualche modo, in momenti di difficoltà energetica, non solo legarsi a te, ma arrivare ad essere delle scimmie addosso a te per rubarti energie, non so. Ti ringrazio. Poi questa la chiedevano in due o tre. Allora ti riporto questa di Lizzy che chiedeva che dire di chi nasce anemico, nel senso Ok. anemico con una forma di anemia non anemico. Sì, con una forma di anemia, certamente. Allora, il ferro simbolicamente è la rappresentazione sia della guerra sia del sacerdozio. Ha due aspetti fondamentali. Il ferro è anche l'aspetto che dà la possibilità a o meno di incarnarsi. Chi nasce anemico necessariamente è una persona anche molto sensibile. Perché? Perché ha trovato difficoltà qui, si sente poco presente qua. È meno materiale. Si sente a disagio, è come se fosse stato trapiantato in un mondo, in un pianeta non suo. Chi nasce anemico ha questo tipo di sensazione profonda che poi magari viene fugata, cancellata, in qualche modo allontanata durante l'età, mentre nella vita, perché l'educastrazione, come diceva Gianluca, dà tutta una serie di input per farci dimenticare certe cose. E quindi siamo malati, pensiamo di essere malati, eccetera. Però sia l'aspetto emozionale che l'aspetto di stabilità da un punto di vista proprio materiale, l'idea di materia, ebbene, l'idea di materia in quella persona è minore, quindi sarà molto più proiettata verso cose più filosofiche, verso più ricerche immateriali, sarà più verso questo, va bene? Quindi così, chi è anemico tende a questo. Difatti, nei corpi sottili, che cosa succede? Quando una donna è incinta, perché perde ferro? Per il semplice fatto che deve lasciare spazio all'entrata di una nuova forza vitale. Se ci fosse troppo ferro, il ferro combatterebbe, ci sarebbe che cosa? Quello che succede nei primi 3 mesi, cioè il rigetto. Nei primi 3 mesi c'è il rischio dell'aborto spontaneo perché c'è il rigetto, il corpo non accetta quella cosa nuova che c'è dentro. E quindi per 3 mesi il ferro combatte, ok? Dopodiché, dopo i 3 mesi, c'è l'aggancio con l'anima, c'è l'aggancio astrale, e in quel momento lì il ferro comincia a diminuire per dare la possibilità al resto di potersi manifestare. Ecco perché la donna, quando è incinta, perde ferro, ok? È ovvio che l'integrazione di ferro ci deve essere, poi andando avanti, perché cioè, ci può essere anche sofferenza fetale. Della donna, ma è anche vero che non deve essere esagerato l'introduzione di ferro perché sarebbe un contrasto alla nascita del bambino. Questo a livello simbolico ed esoterico, questo è. Beh, direi che ci hai risposto. Silvia, quanto l'elettrosmog influisce sui nostri corpi, mentale, astrale, eterico? Sì, influisce tantissimo perché è tutto vibrazione ed è un elettromagnetismo. Il nostro corpo eterico, che è elettromagnetico, in realtà il corpo eterico, quello che noi abbiamo maggiormente intorno a noi, gestisce tutti i corpi, gestisce sia il corpo fisico, la coesione del corpo fisico, sia l'abilità e la compattezza del nostro corpo mentale, sia l'abilità e l'espressione del nostro corpo astrale. Per cui
tutto quello che è a livello elettromagnetico viene gestito dal corpo eterico. Se il corpo eterico deve combattere costantemente ad andare ad un ripristino delle condizioni ottimali per fare avere una trasmissione giusta, una trasmissione che sia comprensibile, che sia per noi poco dannosa, e deve combattere, deve andare ad allineare sempre tutte le cose, spingendo anche il nostro corpo fisico a dover eliminare certe vibrazioni, ebbene questo stanca moltissimo, e questo crea poi a lungo andare quello che possiamo definire dei buchi di poca coesione nei vari corpi, e quindi siamo vulnerabili poi alle influenze esterne. Quindi l'elettrosmog ci rende vulnerabili alle influenze esterne, a livello eterico anche. Potrebbe sintetizzare in qualche frase effetto nocevo, fare un accenno a esso, chiede Eugenio. Poi, la frase più semplice è: con questo tipo di azione, questo tipo di trattamento, abbiamo ottenuto ben il 95% di casi positivi. Allora, questo è il fenomeno placebo. Ma se invece viene detto, sì, ma guardi, c'è solo un 5% di persone che hanno una recidiva, questo è nocebo, nel senso che il 5% ha cancellato il 95% di positivo. Ok? Quindi questo è l'effetto nocebo. L'effetto nocebo è uno dei più devastanti effetti nocebo che ho avuto, è stato con un mio cliente, che era venuto da me e pensavano che avevano dato qualche settimana di vita, in realtà poi lavorando su di sé, lavorando su alcuni aspetti di sé, lui ha cominciato ad accettare delle cose di sé ed è andato avanti per più di un anno. Doveva morire, ma è andato avanti per più di un anno. Questo non significa che il tumore fosse passato, è che la sua qualità di vita era ottima, va bene? Stava bene, questo sto dicendo. E esce dalla panetteria, e uscendo dalla panetteria, andando a prendere la bici, per salire sulla bici, e incontra il gastroenterologo che l'aveva visto un anno prima. E questo lo guarda e gli fa: ma... E lui fa: ah, buongiorno. E lui fa: ma cosa ci fa qua? Lei dovrebbe essere morto. L'altro guarda: come dovrei essere morto? Ah, porti a casa il pane, venga subito in ospedale che facciamo le analisi. 3 giorni dopo hanno messo i cosi dell'agenzia funebre. È chiaro? Questo è effetto nocebo, detta proprio in maniera diretta, così. L'effetto nocebo è proprio il trasmettere delle informazioni in modo assolutamente duro, sbagliato, puntando su quello che sono le difficoltà piuttosto che gli aspetti di riuscita. Quindi l'effetto nocebo è proprio questo: far vedere quello che sono gli aspetti più negativi che altro. E molto spesso noi abbiamo personale sanitario che, senza rendersene conto, agisce il nocebo in maniera spontanea. Ma cosa vuole che questa cosa qua, con questo cosa vuole fare? Oppure sì, ci possiamo tentare. Sono tutte cose che tra virgolette emozionalmente ammazzano. Anche la paura stessa. Sì. Anche perché adesso è tutto sulla medicina difensiva, quindi essendo sulla medicina difensiva si cerca di evitare il processo più che curare. Abbiamo fatto giusto un accenno sulle 5 leggi biologiche, ma speriamo di riuscire a trattarle ancora in futuro a breve sul canale. E lì ci dicevano che spesso, insomma, la diagnosi è un po' una sentenza proprio per questo effetto nocebo. Cioè, dopo certo. La mente, anche, magari a volte il medico magari si è pure sbagliato, però tu ci credi e inizia a peggiorare la tua situazione. Io direi che siamo 1:30 quasi, tra un po' ne deve portare la cucciola fuori a fare. Io direi che andiamo con gli eventi.
facciamo un po' di aggiornamenti. Allora, intanto vi ricordo, per chi è nuovo, magari ha conosciuto Sergio stasera, ho conosciuto il canale per la prima volta perché è capitato per caso, intanto si iscriva al canale e attivi la campanella, così gli arrivano tutte le notifiche dei video che facciamo. Ne facciamo 4 alla settimana, quindi quasi sempre in diretta. Questa è la playlist che abbiamo con Sergio, che potete trovare in descrizione del canale, quindi trovate un po' tutte le puntate e comodamente ne potete rivedere, vedere i titoli e sceglierla. Poi abbiamo gli eventi dal vivo. Allora, parto da uno con Sergio, che ci vede protagonisti sabato questo, tra l'altro, in Val Camonica, che è un seminario esperienziale. Vuoi dire due parole al volo? Sì, è il seminario esperienziale di cui ho accennato prima, nel senso che è un seminario esperienziale di fisica quantistica, il collasso d'onda quantica, dove sarà possibile, conoscendo e utilizzando e potenziando il nostro cervello quantico, andare ad agire sulla realtà e quindi ricreare una nostra nuova realtà, quindi andare proprio a manifestare nella realtà ciò che abbiamo voluto, quindi il nostro intento, manifestare il nostro intento nella realtà. E impareremo i 4 codici di attivazione, come fare e come fare a cambiare il nostro passato e a costruire il nostro futuro. E quindi, a parlando anche al nostro bambino interiore, faremo tutti questi lavori interiori e sarà un'esperienza trasformativa, perché permetterà proprio di mettere in piedi, una volta che conosciamo il potere, potenziare il nostro cervello e rendere manifesto ciò che chiediamo. Quindi, cosa che vi si fa in prima persona è che il libro Potenza del tuo cervello quantico, mi permettete di dirlo, è già prenotabile dal Giardino dei Libri e a giorni, veramente a pochissimo, sarà presente dappertutto, librerie e quant'altro. Quindi il prossimo bestseller, Potenza del tuo cervello quantico, sarà a brevissimo pronto. Bravo, perché chiedevano poi in chat dove potevano trovare i tuoi libri. Qualcuno diceva che si possono trovare molti su Amazon anche. Sarò al Salone del Libro il 20 maggio alle ore 14, faccio la conferenza di presentazione del libro. E poi alcuni dei tuoi libri li possono trovare anche ai nostri eventi, ricordo. E sabato, mi raccomando, il corso sabato, che hai fatto vedere adesso, sabato. Cosa che aggiungo, Sergio, è che la mattina alle 10 inizia innanzitutto, è tutto, sì, il giorno, ed è in un posto stupendo, che è il Santuario di Cristo Re a Bienno in Val Camonica. Il numero per le prenotazioni, segnatelo, non è il solito nostro, che magari poi scrivete a noi, però in caso vi facciamo da tramite. Comunque invece questo è quale si può anche telefonare per avere più... che scrivere i messaggi, 340 5702 312, così in caso chi è interessato. Noi invece sabato, però lì invece sold out da stamattina, giallo, e siamo a Milano con Milano Esoterica Tour con Proclamato. E ricordo al volo gli eventi: 14 maggio Torino, compleanno di Gianluca, festeggiamo un po' tutti insieme. 2 giugno Torino con Cogerino, 4 giugno Firenze, questi qua sono un po' quelli già prenotabili, poi vi daremo un pochettino ulteriori informazioni man mano andiamo avanti. Il numero nostro, il solito, lo lascio qua sotto al volo per chi vuole segnarlo, il numero per gli eventi, intanto che Gianluca ci dice la sua. Vi aspettiamo, scriveteci, sms, whatsapp, non chiamate perché non abbiamo ancora un call center attivo 24 ore su 24, ce ne scuserete di questo, ma mandando un messaggio in qualche modo vi risponderemo quanto prima. E quel giorno che avremo il budget per un centralino H24 che risponde a voce, lo impiegheremo in altro. I messaggi sono comunque più pratici. Io non so, andrei in chiusura, faccio fare a te, mi taccio. Ringrazio comunque Sergio e te per lo spazio e gli amici che ci hanno seguito, per la compagnia. Grazie Sergio, ci vediamo presto anche con te, sia il 14 maggio a Torino che al Salone del Libro, dove faremo dei contenuti speciali anche per gli amici di Facciamo Finta Che. Vi voglio un sacco bene, domani su Gianluca Lamberti, Base Terra, Tom Bosco, Nicola Bizzi, il mattino, se vi svegliate presto guardate Telegram, vi diciamo anche dove sarà ospite, cerchiamo di fare con domani giornata bella, intensa, e vi aspetto dal vivo tutti quanti. Grazie per essere stati insieme a noi. Grazie, buona serata a tutti, buon proseguimento. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato.
Facciamo finta che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo finta che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.